Qual è lo stato dell'agricoltura siciliana in questo momento? Ci sono delle profonde criticità. Con una battuta è molto caldo lo stato, perché vedete le temperature, abbiamo avuto dei danni consistenti per l'eccesso di calura che continua a permanere. Abbiamo un clima prettamente estivo e le colture ne stanno risentendo. Oggi ne risentono pure le piante. Abbiamo avuto danni alla produzione incalcolabili, ma oggi il problema è sulle piante. Quindi se poi si sommano ad alcune fitopatie che tipo i vigneti da mosto hanno avuto, come la peronospora, ci sono produzioni praticamente azzerate. Quindi ci sono comparti quali quello della viticoltura completamente in ginocchio. Non va meglio con l'olio, con le olive, dove stiamo cominciando con le raccolte, ma praticamente il prodotto è dimezzato perché il frutto è compromesso dagli eccessi di calura. E ahimè le previsioni non sono confortanti. Qual è invece lo stato dell'occupazione in agricoltura? Ci sono molti impiegati? Ce ne potrebbero essere di più? Ma senta, oggi nella mia piccola azienda, prima di immaginare un impianto, facciamo la conta dei dipendenti che abbiamo, che possiamo avere. Abbiamo delle difficoltà enormi a reperire manodopera in agricoltura. Quindi veramente sarà tutto quello che è successo dal Covid in poi, saranno i provvedimenti statali che ci sono stati, ma abbiamo grande difficoltà a reperire manodopera. Avevamo prima flussi che arrivavano di cittadini europei e non, che sono sempre più limitati. Per esempio, c'erano comunità intere dei rumeni, cominciano a non esserci più. Sarebbe necessario sicuramente incentivare i flussi migratori, perché poi non abbiamo delle grosse difficoltà ad attivare flussi migratori per avere più personale, perché veramente stiamo soffrendo enormemente. Il lavoro c'è, ci sarebbe la disponibilità di richiesta di lavoratori, ma i lavoratori mancano. Dal suo osservatorio sindacale, ma anche di imprenditore, perché gli italiani, i siciliani hanno difficoltà a lavorare in agricoltura? Ma senta, io non so se hanno difficoltà a lavorare in agricoltura, forse qualcuno ha provato ad abituarli a non lavorare in agricoltura, mi chiedo io, perché fondamentalmente in Sicilia, in particolar modo come nel meridione d'Italia, l'attività prevalente è l'agricoltura, e nella storia di ogni famiglia, nella tradizione, nella cultura di ogni famiglia c'è il lavoro in campagna. Ultimamente, ahimè, le campagne si sono svuotate. Molti giovani sicuramente sono andati. Poi sa, secondo me anche gli ultimi provvedimenti statali da qualche anno in qua hanno incentivato il non lavoro in agricoltura. Se lei dovesse tracciare un profilo delle competenze richieste, quali sono queste competenze? Ma, senta, sicuramente abbiamo bisogno oggi di personale qualificato, di personale formato, e su questo anche come organizzazione è un nostro punto di forza, ma oggi di fatto mancano il personale, ci mancano le braccia e ci mancano le gambe.